Il ministro Gelmini reagisce alle critiche e alle manifestazioni di piazza di questi giorni affermando che i contestatori sono poche migliaia, mentre gli studenti e la gente che sostiene il decreto stesso sarebbero molti di più. Intanto a Roma, davanti Palazzo Madama, si riuniscono per protestare sia studenti di sinistra che studenti di destra. Anche i simpatizzanti dell'Italia dei Valori si associano alle contestazioni. Molti licei sono occupati e l'ingresso ai giornalisti viene impedito. Gli studenti motivano la decisione dicendo che non vogliono essere strumentalizzati dal mondo dell'informazione. Nell'Università La Sapienza di Roma gli studenti richiamano l'attenzione denudandosi in pubblico. Questo per simboleggiare la fine che potrebbe fare la richiesta se spogliata dei suoi fondi. Aula di Lettere, ore 17. Sta per iniziare la manifestazione. Noi siamo assolutamente per la meritocrazia e vorremmo quindi che anche il governo si desse da fare per questo. Che puntasse soprattutto sulla legittimità e la legalità delle assunzioni e che quindi in questo modo facesse dei tagli all'università, su quegli sprechi inutili e che sono anche offensivi verso tutti quegli altri lavoratori, professori in primis, che fanno il loro lavoro con una gran dignità e con passione. Ci sono poi gli studenti che vogliono continuare a studiare in tutta serenità. Ascoltiamo Francesco Pasquali dell'Associazione Studenti per la Libertà. Abbiamo lanciato una petizione insieme al Quotidiano Libero per sostenere l'operato del ministro Gelmini, ma soprattutto per difendere il diritto allo studio degli studenti, che oggi è violato, ahimè. Cito per esempio quanto è accaduto al Federico II di Napoli. Durante un'assemblea i nostri ragazzi sono stati allontanati con violenza dai collettivi e da Forza Nuova. Intanto la Gelmini reagisce affermando che gli studenti che protestano sono poche migliaia e quelli che invece concordano sull'operato del governo sono molti di più. Non vi è alcuna intenzione inoltre di ritirare il decreto, ma la porta è aperta al dialogo per migliorare insieme la riforma della scuola.